insonorito. Come vedete c'è gente che balla, a quanto pare. Anche qua c'è gente che balla. Cerchiamo le nostre amiche. Ciao, lei è Laura. Rossella, salutaci. Ciao. Bora, saluta anche te, Bora. Ragazzi del Maccoli, dovete sapere che lui sa parlare italiano. No, quindi io non lo odio. Tutti lo odi? Perché lo odi? Allora, raccontate. Non se ne va più, non se allora, ne va io più. Io comincio a dire ti amo Italia, ti amo. Ma come lo sai che siamo italiani? Io non lo canta. Sa cantare le canzoni italiane. Adesso qui vedrete quello che facciamo in sotto. Niente. Italia. Adesso inizia a cantare, ragazzi, no? Ci ha beccati. Eccolo. Sobis. Ciao Mario. Oh, abbiamo una bandina di Maccoli gratis. Sì. Come prima. Dove? Canta. Sonde. Nella vita. Nella vita. Nella mia vita. Da fuori. Napoli, ho un carazzo, La vita è la mia vita. Abbiamo del Maccoli gratis. Io lo sapevo, a me non piace. I motociclisti. Ma se questo offre sempre si guadagna, non lo so. Non lo so. Chiello. Non lanciarmi da. Facciamo vedere attorno a questo parchetto. Loro ballano. Guardateli come sono belli e sensuali. Io ora ci passo in mezzo. Vai Rossella, passaci in mezzo. Laura ci passa in mezzo, l'hanno toccata. Rossella se la ride e fa bene. Faccio bene, che devo piangere. Questo è il parco giochi, guardate che bello. Loro invece cosa fanno? Loro danno i cocktail. No, loro bevono e basta invece. Come vedete le ragazze coreane amano essere nude. Ma dai, questa è coperta. Vabbè, combattiamo! Ma cazzo, siamo le uniche in Corea che comprendono. È inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Dall'alba e poi vedere dove vai. Poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi ha deciso. Quotidiana guerra con la razionalità, ma bene più riserva per farmi uscire. Laura, no, Rossella, cosa stai per fare? Parla con i coreani. No. Rossella chiederà una sigaretta, vai. Vai. Vai, veloce! Why are you studying Korean? Because you like it. E ce l'ha. Ah, la sigaretta, gliela sto dando. Cazzo! E se la prende, non gliela dà, gliela mette in bocca. Gli sta infilando una sigaretta in bocca. E ce la fa. È possibile conoscere amici coreani. Scendete per il lorito e poi andate sempre dritti e girate a... Cos'è? Sinistra? Sì, dobbiamo andare. Questa è destra, questa è sinistra. Andiamo a Lijagaya. Sì, esatto. Continuiamo. Vedete quello che sta mangiando lui? È la pizza. Costa 3.500 won, 3 euro, anche meno. Questo è Monster Pizza. Laura, vieni qua e spiega. Questo simpatico posto alle mie spalle è chiamato Sollo ed è un posto dove i ragazzi coreani e le ragazze coreane vanno in gruppi o di soli ragazzi o di sole ragazze per incontrare quindi ragazzi e ragazze nel stesso posto. Come potete vedere c'è scritto
scritto solo, che appunto vuol dire single. Lo slogan è entri da solo ed esci in due. Questa qua è la fila disumana di questo posto. Anche qui bisogna aspettare, senta grazie. Però si paga quello che si consuma. Le scarpe no. Ci stai a fare la gatta morta per 20 minuti e poi dice andiamo via. Scusate, pure la tua numero di telefono, ma quello piace a me. Me lo do il numero di telefono. Rizza. No, io non sono una coreana che fa sentire, ma intanto significa rizza. Totte. Totte, sangue, violenza, volontà. Anche questo qua è un altro locale tipo. Ecco perché c'è la fila dei ragazzi. Questa qua è la fila dei ragazzi e questa qua è la fila delle ragazze e questo è il posto. Questa cosa verde, praticamente vi lasciate la vostra batteria del cellulare, in 3 minuti ve la ricaricano. Questo è il Norebang! Sì, andiamo al Norebang! Adesso vi faccio vedere i video del Norebang!